E con grande piacere che ospitiamo oggi qui a Esrin un evento della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, un evento di Twitter con Luca Parmitano e un grande benvenuto anche a Luca, chi ho capito è arrivato. Io vorrei anche dire benvenuto a Alessia Fedele, la rappresentante della presidenza questo pomeriggio qui, e anche già un po' in anticipo io vorrei salutare una coppia che è qui, che si hanno sposato domenica e hanno un ruolo oggi qui. Benvenuti a tutti e un buon evento. Passare il microfono per avvie motivazioni. Vi ringrazio per essere qui, per aver risposto calorosi. Siamo pronti per iniziare questa giornata insieme. D'altronde Luca è appena arrivato, quindi non possiamo che ringraziare anche Luca, insomma, per la sua disponibilità e cedergli un po' il posto d'onore, visto che ci sono diverse persone che aspettano di poter parlare con te di tante cose, quali l'Europa, il tuo ruolo come ambasciatore del semestre e le opportunità. Prego. Tutti che guardano. Dov'è Max? Max, congratulazioni, sono sposati ieri, congratulazioni. Purtroppo come regalo di matrimonio ti faccio vedere lo stesso video dell'altra volta. Quello hanno fatto. Stavolta però te lo racconto, se non sbaglio era in inglese l'ultima volta. Stavolta te lo racconto in italiano. Oddio, italiano, quello che mi viene. Adesso, dove l'ho messo? Allora, la NASA spende milioni di dollari insieme all'ESA e le altre agenzie per creare questi video e poi non può spendere 99 centesimi per scaricare una canzone buona da iTunes. E quindi la musichetta che sentite sotto è di quelle gratuite che si trovano sul web. Vi chiedo scusa. Magari abbasso il volume. E vi racconto del fatto che tutte le partenze nascono. Ce la farò? Ale. Tutte le partenze nascono da un luogo, si parte da un luogo per fare un viaggio. In questo caso il luogo è Baikonur, è un luogo che ha quasi un'aria mistica per chi si occupa di spazio, per chi fa il lavoro che faccio io, perché è lo stesso posto, lo vedete alle mie spalle, da cui è iniziato il viaggio dell'uomo in orbita. È partito da lì 60, 52 anni fa, Yuri Gagarin, ed è la stessa piattaforma, lo stesso cemento. Per cui vedete lì, quella è la mia TMA-09M. Probabilmente sapete molti dei dati tecnici della mia missione perché vi conosco. E quindi siete qua per questo motivo. E quindi l'idea di partire da questo luogo così pieno di storia credo che abbia dato veramente ancora più risalto alla partenza. Bene, qui vedete il momento della partenza. Ho messo di nuovo l'audio perché vorrei trasmettervi un po' di quell'esperienza. Quella sarà stata mia moglie, che mi ha visto andare via, è andato via. Bene, immaginatevi seduti in quelle poltrone, queste poltrone russe che sono in realtà una specie di scodella con un cuscino sottile. Siete dentro il vostro scafandro, chiusi a gomitolo, e tutto un tratto, dopo un paio di ore in cui siete lì a sudare, concentrati a fare i controlli degli strumenti, la Soyuz prende vita, ma letteralmente. Tutto un tratto comincia a vibrare. Noi non sentiamo il rombo dei motori, ma sentiamo quello che sentiamo è le vibrazioni
che attraversano i 40 metri e oltre di struttura e cominciano a vibrare dentro il petto. E poi si stacca finalmente da terra, sentiamo le accelerazioni che ci schiacciano nel sedile fino a 4,5 g, e poi dopo un po', dopo 8 minuti e 48 secondi, da 0 a 250 km, 28.000 km l'ora, e il silenzio al momento del distacco. Ancora qualche minuto di controlli in cui io e il comandante gestiamo la navetta, e poi dopo 4 ore e mezzo, per la prima volta un equipaggio internazionale si prepara all'attracco. Probabilmente avete visto queste immagini un paio di volte. Io le ho viste tante volte, e le ho viste anche da quell'oblò lì che vedete. Quello è il posto sinistro, il posto del copilota, dove ero seduto io. Mi sarebbe piaciuto poter guardare fuori dall'oblò e vedere la stazione che arrivava con i pannelli solari illuminati dal sole. Purtroppo ero talmente concentrato nella gestione dell'attracco, perché la mia responsabilità è quella di controllare tutti i parametri e di leggere il comandante, che invece ha la gestione visiva dell'assetto, che non mi sono goduto quel momento. Questo invece è il primo momento in cui sono entrato davvero dentro la stazione a realizzazione di un sogno, e tutti l'hanno visto, mi hanno visto con questo sorriso da bimbo, veramente quasi sguaiato. E chissà perché ridevo così tanto. Bene, il motivo è in questa foto che vedrete fra qualche istante. In questa foto si vede Chris Cassidy, questo Navy SEAL, che 5 minuti prima di fare quella foto aveva una folta capigliatura. E all'insaputa di tutti, tranne della moglie, si è rasato i capelli a zero subito prima di aprire il portello. E quindi la gente che lo ha visto da terra ha visto questo pelato girare per la stazione, dice: ma come ha fatto Luca a entrare dentro prima di aprire il portello? Era Chris. Quando hanno aperto il portello, ho visto lì, sono iniziato a ridere, perché ho visto Chris che si era rasato per accogliermi, insomma, quest'idea di fratellanza. E poi per una settimana hanno continuato a confonderci, fino a che i suoi capelli sono cresciuti e i miei no. Qui vedete Karen che dà una dimostrazione di quanto sia straordinariamente esilarante muoversi in orbita. Con un capello, lei, usando la tensione di uno suo capello, si spinge da una parte all'altra. È un esperimento che io non ho potuto effettuare, ma vedete che è un'esperienza fantastica. E qui un po' di vita di ogni giorno. La stazione compie in questi giorni 15 anni, in questi anni, scusate, 15 anni di vita permanente a bordo, dal 99. Bene, noi qui sperimentiamo tecnologia di tutti i giorni, che deve essere perfezionata se un giorno vogliamo davvero andare al di là della nostra orbita terrestre. Non solo la manutenzione ordinaria, ma anche come trasformare il caffè di stamattina, che è diventata gialla, e trasformarla nella stessa acqua che berremo domani. Vi assicuro che lo facciamo tutti i giorni, è un'acqua buonissima, controllata, ed è una tecnologia indispensabile. Sembra disgustoso, ma se vogliamo andare su Marte e viaggiare per 10 mesi, 20 mesi, bene, dobbiamo essere in grado di portare con noi dell'acqua a sufficienza, ma di riciclarla, perché è impossibile pensare di portare tonnellate di acqua. Naturalmente la tecnologia è una parte importante di quello che facciamo, ne vedremo ancora tanti esempi, ma sapete bene che la stazione è un laboratorio. La scienza che effettuiamo a bordo della stazione è una scienza che è possibile effettuare solo lì. Non esistono altri modi di sperimentare l'assenza di peso. Mi piacerebbe avere il bottone nella stanza antigravitazionale, ma non l'abbiamo ancora inventata, quindi dobbiamo accontentarci di vivere a bordo della stazione, che è un'esperienza bellissima. Vedete esperimenti di robotica come questo. Questi robottini, che noi con la nostra inventiva abbiamo chiamato Rosso e Blu, sono due. È un esperimento dell'MIT di Boston, che ha preso spunto da Star Wars, da Guerre Stellari, quel famoso robot con cui si addestrava Luke Skywalker, per disegnare dei robot in grado di muoversi indipendentemente in orbita l'uno rispetto all'altro. E poi esperimenti che io considero forse i più importanti, che riguardano più prettamente l'esplorazione, quelli di fisiologia. Noi oggi sappiamo come costruire le macchine straordinarie, sappiamo come modificarle, ma non siamo in grado di modificare l'uomo. La fisiologia
in orbita cambia, e quindi esperimenti come quelli che avete visto in quelle immagini ci permettono di studiare l'uomo di oggi per cercare di creare, inventare il modo di prevenire il degrado dell'organismo umano in condizioni di assenza di peso, che è uno dei fattori limitanti più forti. Oggi ho menzionato già due volte tecnologia, scienza, ho menzionato anche l'esplorazione. Bene, questo è un esempio, secondo me, di esplorazione. E io ho avuto la grande opportunità e privilegio di poter fare attività extraveicolare, che è indispensabile nell'esplorazione. Se un giorno noi vogliamo davvero vedere l'uomo sprofondare i piedi nella sabbia rossa di Marte o spingersi ancora più in là, bene, l'esplorazione significa andarci di persona, almeno per quanto mi riguarda. E allora l'attività extraveicolare sarà indispensabile. Le tute che abbiamo oggi sono una tecnologia degli anni 80 che abbiamo sviluppato, che stiamo ancora utilizzando. È il momento di spingerci oltre. Siamo già in fase di design per le tute del futuro. Qui vediamo alcuni dei limiti e anche delle peculiarità di questa tuta. Chi ha visto il film Gravity si è accorto di come Sandra Bullock si toglie una tuta in 30 secondi e si infila in un'altra tuta in 2 secondi. Bene, quello era un video accelerato, ci vogliono 15 minuti per indossare una tuta. Speriamo che le tecnologie del futuro ci permettano invece di eliminare questa necessità. E poi, parlando sempre di esplorazione e di limitazioni, forse alcuni di voi sapranno che la seconda attività extraveicolare che mi riguardava non è andata a buon termine, abbiamo dovuto interrompere la prima. Lo sapevate? Per chi non lo sapesse, dopo 45 minuti ho dovuto interrompere perché avevo dell'acqua nel casco. Queste sono proprio le immagini di quell'evento. Volentieri, poi, se mi farete le domande, ne parlerò in maniera più approfondita. Queste sono ancora immagini della prima attività extraveicolare. Quello sono io sulla punta della stazione, il PMA2, mentre installo una coperta termica. E qui, queste sono proprio le immagini nel momento in cui avrei dovuto dire Houston, abbiamo un problema, non l'ho detto, invece ho detto Shane, che era il mio Capcom, ho dell'acqua nel casco. Eccoli qua che si chiedono che vuol dire c'ha dell'acqua nel casco, dove ha preso, mica sei un pesce. E quello è stato un ottimo giorno per noi, perché parlando di esplorazione abbiamo esplorato i limiti di questo sistema, i limiti della tuta spaziale EMU, un problema che non avevamo pensato, di cui non conoscevamo la possibilità. Ecco, sapere che esiste questo problema, sapere che le nostre procedure ci permettono di reagire in maniera positiva, sono qui a parlarne, quindi sono sicuro che le nostre procedure funzionano. E poi abbiamo scoperto anche che l'acqua si comporta in maniera strana in orbita, non sapevamo come si sarebbe comportata in caso di avaria della pompa. Ora sappiamo che chi ha una superficie estesa di pelle come la mia, l'acqua tende ad agglomerarsi in una specie di bolla. E sappiamo come risolvere il problema. Quello che vedete qui è un altro esempio di tecnologia, l'ho detto prima, che in orbita si fa molta tecnologia. Bene, ATV è una tecnologia di cui possiamo essere molto fieri, perché è tutta europea. L'Automated Transfer Vehicle io la chiamo l'ammiraglia della flotta di navette cargo della stazione, perché è la più grande ed è, tutti noi la adoriamo perché resta per 6 mesi, è un volume straordinario, costruito in Italia e in Europa con tecnologia europea. Parte da Kourou e dopo milioni di chilometri dalla partenza si ricongiunge con la precisione di 1 centimetro o anche meno. Questo alle mie spalle invece si chiama Kuno Tori 4, è la quarta versione dell'HTV, fra pochi giorni ne partirà la quinta versione, e vedete, è una tecnologia diversa, anziché agganciarsi automaticamente deve essere catturata da un astronauta a bordo della stazione che manovra il braccio robotico. Keren ha catturato Kuno Tori 4, che vuol dire la cicogna bianca, mentre io ho catturato questo piccolo veicolo da trasporto, si chiama il cigno della Orbital, e sono contento per due motivi. Il primo è che mi ha dato l'opportunità di diventare il primo astronauta non americano a fare un'operazione di cattura col braccio robotico, un'esperienza molto bella di un veicolo da test. Io sono un test pilot, quindi
E poi il fatto che anche il Cigno ha il volume pressurizzato costruito in Italia. Ci tengo a sottolinearlo perché, bene, questa è tecnologia italiana che dall'estero vengono a comprare da noi. E poi avete visto quell'immagine in cui, una volta rilasciata, la navetta si brucia completamente nell'atmosfera, si distrugge insieme al contenuto che è stato messo dentro, e parleremo anche di cosa c'è dentro la navetta quando la distruggiamo. Uno degli aspetti che vedete adesso nelle immagini sullo schermo, degli aspetti più belli di quello che facciamo noi, ma che rappresenta l'1% di una giornata, è l'osservazione terrestre. Vedete, noi abbiamo questa immagine straordinaria, ma poi dobbiamo anche effettuare vita quotidiana, lavarsi i capelli, vabbè, non io, ma insomma Karen aveva sicuramente una necessità, sono sicuro che i suoi capelli sono ancora a bordo. Qui mi vedete alle prese con degli strumenti musicali che ho maltrattato durante i 6 mesi in cui ero a bordo, perché sono terribile nel suonarli. Avete notato che nelle foto e nelle immagini sono sempre da solo, ci sarà un motivo. Poi avete visto Karen che utilizza il suo estro geniale per cucire e fare delle attività di svago. E poi qui vedete Chris, credo, che prepara delle ottime uova allo spezzatino. E mi piace parlare di cibo perché è un argomento che tratteremo dopo. Qui vedete invece l'estroso italiano che prepara una shortcake, strawberry shortcake, prendendo un biscotto al burro, delle fragole disidratate e reidratate, e poi del latte reidratato, e Karen coraggiosissima che esplora la mia creazione. Parlando sempre di esplorazione di fisico che si degrada, secondo me, delle cose più avanzate che abbiamo fatto negli ultimi anni è la creazione di questi strumenti che ci permettano di effettuare 2 ore al giorno di attività fisica, indispensabile per mantenere la prestanza fisica una volta rientrati. Durante la permanenza a bordo, se non facessimo nulla, le nostre ossa e il nostro sistema cardiovascolare e muscolare si tenderebbe ad atrofizzarsi. Bene, questi strumenti permettono di rientrare e di ricominciare a lavorare quasi immediatamente. Quindi un grosso passo avanti nell'esplorazione. E come tutti i viaggi che cominciano, questo è il momento forse più triste del video, in cui dopo 6 mesi di permanenza a bordo, 5 mesi e mezzo, salutiamo i nostri compagni di bordo, i nostri amici, e con un occhio che piange, uno che ride, pensiamo al viaggio di rientro. Siamo contenti perché torniamo alla terra, torniamo ad abbracciare i nostri cari, ma siamo anche molto tristi di abbandonare questa strada, questa casa fantastica nel cielo. E qui uno dei momenti forse più entusiasmanti, più esilaranti, il momento in cui il cielo da nero diventa bianco, il plasma che comincia a formarsi intorno alla navetta diventa incandescente fino a 1500 gradi, comincia a bruciare lo scudo ablativo termico che si stacca, viaggia a 25 volte la velocità del suono ai lati delle finestre, e noi riusciamo a vederlo mentre siamo schiacciati dalla decelerazione, fino a 5 volte il peso corporeo. Tutto un tratto, in mezzo alle vibrazioni, il silenzio, la navetta è passata negli strati più alti dell'atmosfera, da 8000 metri al secondo è passata a circa 400 metri al secondo, e poi si apre il paracadute. Grande momento di gioia, siamo molto contenti che si sia aperto il paracadute, e poi in queste immagini l'atterraggio morbido, che è una battuta, potete ridere perché è una schicchera che non immaginate, è come essere in autostrada su una 500 nel 1960 e prendere una botta da dietro da un'auto TIR. Sono 5G, 5 volte l'accelerazione corporea, ma solo perché abbiamo un sedile pneumatico che assorbe la maggior parte dell'impatto. Il nostro Kevin Ford, che ha avuto un malfunzionamento, se ne è presi 20 di quei G. E qui in queste foto vedete un cielo terso bellissimo l'11 novembre dell'anno scorso in Kazakhstan, una giornata splendida di sole, fredda ma molto molto bella. Vedete Karen che fa la sua prima telefonata satellitare al marito. Vedete me contentissimo con la cuffia completamente storta, perché atterrando ho avuto la pessima idea di sganciare le mie cinture e mi sono schiacciato contro me stesso al lato della capsula che era sul fianco.
E quello è stato l'inizio di questa, di un'elaborata estrazione, perché il primo a essere estratto è il comandante, che sta al centro, il posto più comodo. Poi nel nostro caso il secondo membro dell'equipaggio ad essere estratto è stata la torcia olimpica, che avete visto nella foto, che era molto più importante dei due equipaggi umani, diciamo. Dopodiché rientrano i soccorritori per estrarre Keren, che era lì, era nella parte alta della capsula. Io l'ho già schiacciato per la mia pessima idea contro il finestrino. Estraggono Keren, altri minuti rientrano e mi dicono: Luca, tu sei troppo grosso, devi estrarti da solo perché non ci arriviamo. Quindi mentre ero lì, a malapena respiravo, mi chiudono di nuovo il bello della diretta. Non ho capito nulla. Chiudono di nuovo il portello, facendo uno sforzo sovrumano, mi tiro al centro della capsula, che era piegata sul lato. Finalmente riapro il portello e mi estraggono, ed ecco perché ridevo ancora lì, ero contentissimo, finalmente sono fuori, riesco a respirare. E lì sembrerebbe che sia finita l'avventura, in realtà comincia un'altra parte dell'avventura, perché in realtà iniziano tutta una serie di test sul momento, ed è per questo che ci portano a braccia, perché i nostri medici non vogliono che gli effetti gravitazionali comincino a fare presa sui nostri fluidi, sulle nostre ossa. Vogliono i risultati immediati dell'atterraggio, prima di andare in posizione verticale. Ci portano in una tenda dove fanno i primi controlli, dopodiché una serie di test. Una cosa semplice come stare in piedi, oppure stare sdraiati per 3 minuti e rialzarsi e stare in piedi altri 3 minuti. Una fatica incredibile. Dopodiché in volo verso Houston per 21 ore e all'atterraggio nuovi test. Nel mio caso io me l'ho offerto volontario per, ad esempio, un test di controllo manuale, in cui mi hanno fatto pilotare un aereo in maniera simulata, fortunatamente, o un'automobile, o persino un rover lunare, da confrontare con l'anno precedente, prima della partenza. E da lì si continua per mesi a fare debriefing, a fare tutta la parte di test di confronto, e inizia anche la fase in cui cominciamo a raccogliere i frutti del nostro viaggio e di parlarne con la gente, ed è per questo che sono qui e sono pronto ad ascoltare le vostre domande. Potete applaudire. Scherzo, se avete delle domande sono pronto a ascoltarvi, non siate timidi. Prego, come ti chiami? E il tuo call sign? Non ho capito nulla, ma va benissimo, chi ti conosce sa. Innanzitutto grazie. Cosa ti sei portato di personale nella valigia e che cosa ti sei portato dall'ISS invece come esperienza? Allora, ti rispondo subito alla seconda domanda. Ce l'abbiamo 3 ore di tempo? Perché come si fa a parlare di quello che ho portato indietro come esperienza? È impossibile. L'esperienza è tutto. Si parte dall'addestramento, che è altrettanto entusiasmante quanto il volo, è quello che viene prima, e così deve essere, perché non si può pensare che essere astronauta significhi soltanto i 6 mesi di volo o la prossima missione. Essere astronauta significa tutto quello che ci coinvolge, dalla selezione all'addestramento basico, all'addestramento durante l'assegnazione, il volo, quello che viene dopo, essere qui a parlare con voi, anche questo deve essere altrettanto importante e entusiasmante. Bene, 6 mesi in orbita, tutti estremamente intensi, ogni istante con un significato particolare. Con me ho portato questo, ho portato le mie memorie. Forse io non colleziono nulla, non ci sono mai riuscito, sono troppo disordinato per collezionare qualsiasi cosa, ma forse l'unica collezione che conta è quella delle nostre memorie. Ecco, ho portato con me una collezione importantissima delle
delle mie memorie, delle immagini stampate nella mia mente, nel mio cuore. Invece cosa mi sono portato? Tu hai parlato di una valigia, bellissima l'immagine, totalmente sbagliata. Abbiamo 1,5 kg di materiale che di fatto viene sparpagliato in base alla possibilità di spazio sulla navetta, perché durante la partenza abbiamo a disposizione anche la parte superiore della Soyuz, a rientro abbiamo soltanto la capsula, per cui sono tutti oggetti molto piccoli, sono oggetti leggeri. Io ho portato con me, forse le avrete viste anche in alcune immagini, un paio di scarpe, quelle con le 5 dita per fare sport, un mio personalissimo esperimento. Poi ho portato dei regali, delle foto delle mie bimbe, della mia famiglia, ho portato cose da regalare al mio rientro. Ho portato un libro per me importantissimo, che non ho letto a bordo, volevo soltanto averlo con me. E poche altre cose. Quindi veramente cose molto, molto piccole, che per me hanno un significato particolare, ma soprattutto da donare agli amici, ai parenti. Grazie. Lì a destra. Vengo io. Sì, e ciao Luca, sono Valeria. Ho preparato 2 domande. Una riguarda la tua esperienza da viaggiatore, l'altra riguarda il semestre europeo. Quindi a scelta scegli a cosa rispondermi. Ok. Allora, volevo sapere, tu hai detto tante volte che non dimentichi le tue origini siciliane. Non si capisce. volevo sapere, provenendo da una realtà di frontiera, quale quella catanese in particolare e siciliana più in generale, questa cosa ha influenzato il tuo modo di percepire l'Europa e in senso lato il mondo? E se sì, in che modo? Addirittura parlare di frontiera quando realtà parliamo di frontiera, sì, perché poi Catania lo sappiamo, no? Che all'avanguardia da Catania si parte per... Pensavo che come frontiera intendessi il Far West. No, assolutissimamente no, lo intendevo in senso assolutissimamente positivo. Guarda, è un discorso che ho affrontato in vari modi in realtà. Non so quanto essere di Catania sia significativo come esperienza di crescita. In realtà la mia famiglia è una famiglia, oddio, non sono annegato in orbita, mi uccido a terra appoggiato al tavolo. In realtà la realtà catanese, come l'ho vissuta io, è un'esperienza di vita normale, una famiglia assolutamente ordinaria, per cui sono cresciuto a Catania, non sono cresciuto da nessun'altra parte. Qui è difficile dire in che modo mi ha influenzato. Sicuramente sono il risultato del processo di crescita. Nel mio caso è stato a Catania. Quello che posso dirti è cosa fa di me un catanese, un siciliano in giro nel mondo. Sono uno che preferisce sempre il sole alla nebbia o al cielo nuvoloso. Ha un bisogno quasi fisico del mare, soffro tutte le volte che ne sono distante. Forse mi ha influenzato un po' nella mia ricerca dei luoghi da visitare. In un certo senso avere il mare sempre di fronte, che oltre allo spazio è l'orizzonte più lungo, più lontano che esista. Forse questo ha ispirato in me la volontà del viaggiare, del chiedersi cosa c'è dietro quel famoso orizzonte di cui parlo così spesso. E poi in realtà credo che il luogo da cui tu provenga ti influenzi al 100%. Cioè, non saprei pensarmi in maniera diversa. Io so, l'essere siciliano, l'essere catanese, l'essere italiano,
fa di me quello che sono come cultura, come background, come radice. E non essendo di nessun'altra parte, non saprei dirti in che modo vedrei il resto del mondo se fossi qualcosa di diverso. Grazie, mi hai risposto comunque. Luca, sono qui, accanto a te. Sì, che è successo? Vorrei farti vedere un tweet. Ti ha scritto Roberto Badistone, che è il presidente dell'ASI, e mi piacerebbe commentare con te questo tweet, perché in fondo parliamo di tecnologia, e quindi insomma vorremmo un po' avere anche un tuo pensiero. Italia con l'ESA sta disegnando i razzi per gli astronauti del futuro. Facciamo una virata. Ma riusciamo anche ad avere un suo commento diretto? Vediamo la diretta cosa ci riserva. Intanto proviamo. Però possiamo cominciare noi. È impegnato. Il presidente dell'ASI avrà qualcosa da fare come lavoro, insomma. Parliamo di questo. Oggi mi hanno fatto una domanda molto bella che nasceva da un commento della NASA. Il commento della NASA era che oggi si compiono 45 anni dall'allunaggio. Mi piace moltissimo questa coincidenza, che forse coincidenza non è. E quindi pensavo, cosa succederà fra 45 anni? E mi è venuto in mente che quando io parlo spesso con le scuole, vado il più che posso, anche quando non è organizzata in maniera organica, ma semplicemente come impromptu, vado nelle scuole e mi piace soprattutto parlare con i bambini. Più sono piccoli, più mi diverto, anche perché fanno le domande più divertenti. E soprattutto quando vado nelle scuole elementari o proprio l'inizio delle scuole medie, guardo questi ragazzini negli occhi e cerco veramente di guardarli, di memorizzarne quasi lo sguardo o il volto, perché ogni volta mi chiedo, chissà se sto guardando in faccia il primo uomo che camminerà su Marte. Perché questa è l'unica spinta che ci deve sostenere, deve essere questa, deve essere l'ottimismo di pensare che non è un viaggio, è un viaggio che non è ancora iniziato. Siamo veramente al primo passo dell'esplorazione spaziale. E questo tweet del presidente Battistone mi rincuora moltissimo, perché il fatto che lui sia al corrente di questo tweet-up, che voglia intervenire in questo contesto, mi fa pensare che ci crede. Twitter è il mezzo dei giovani. Il presidente serio, un professore universitario che interagisce con noi con questo strumento, mi fa ben pensare. E soprattutto un messaggio come questo, i razzi delle future generazioni, vuol dire che l'Italia, con l'Agenzia Spaziale Italiana, vuole essere presente. I limiti esistono, non è inutile cercare di... bisogna essere anche realisti. L'unico modo per poter superare i limiti è conoscerli e prenderli sul serio. I limiti esistono, sono limiti straordinari anche come agenzia, in tutto il mondo. Ma non esiste limite che non possa essere superato dalla volontà. Una volontà che deve essere collettiva. Dobbiamo essere noi, come italiani, a dare sostegno a questa ricerca. Se pensiamo che la ricerca aerospaziale sia importante, lo dimostriamo anche così, anche con la vostra presenza, con le vostre comunicazioni, con le vostre domande. Il presidente è l'espressione di un'agenzia che fa politica spaziale in Italia. L'Agenzia Spaziale Italiana è il rappresentante italiano all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi l'espressione del Presidente è anche volontà politica nel senso di politica spaziale nei confronti dell'Agenzia Spaziale Europea, ovvero sostegno al volo umano spaziale. Bene, questo mi fa pensare che sia un commento che prendo assolutamente con ottimismo e in maniera positiva, e sono contentissimo che il Presidente Battistone, che è una persona che ho conosciuto ed è una persona straordinaria. Quanti di voi conoscono AMS? Tu sei l'osservatorio astronomico, quindi è giusto che sia. Vuoi dire qualcosa? Scrivilo tu. Dimmi tu cos'è AMS. Se lo dico io è troppo facile. AMS è, non so se avete presente, l'acceleratore di particelle che c'è a Ginevra, LHC, uno di quegli esperimenti all'interno, quindi per vedere la fisica delle particelle, è stato costruito in parte anche da ricercatori italiani e spedito poi sulla
stazione spaziale e non fa nient'altro che vedere materia e antimateria, va alla ricerca dell'antimateria nello spazio. Nello spazio solo per il fatto che siamo all'esterno dell'atmosfera, non c'è l'atmosfera che protegge, ci protegge da queste particelle cariche, e quindi AMS rileva queste particelle. Battiston, presidente dell'ASI, è stato uno dei responsabili in Italia per la costruzione di AMS. Quello che fa AMS va a cercare nello spazio le sorgenti più antiche del Big Bang. Correggetemi se sbaglio, ma con le mie poche nozioni di astrofisica mi sembra di aver capito questo. Va a cercare l'antimateria. Tra l'altro la dark matter, la materia oscura, questo grandissimo mistero, è uno dei più affascinanti del mondo dell'astrofisica e della fisica teorica. Quindi questo contributo italiano, che nasce dall'Agenzia Spaziale Italiana, è presente a bordo della stazione, trasportato da un nostro astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ed Italiana, perché Roberto Vittori, un altro Roberto. Bene, questo mi fa pensare che ancora una volta l'Italia c'è presente, non solo da un punto di vista di ingegneria aerospaziale, come esempio che vi ho fatto prima, ma anche come ricerca, come scienza, come volontà. Credo che sia. Di scienza, ti posso interrompere? Assolutamente. L'Italia però è presente nello spazio anche in un altro modo. Dimmi. Qualcosa che nasce in Italia arriva tramite l'Europa, arriva nello spazio. Qualcosa di cui voi astronauti ovviamente avete bisogno, che è il cibo. Ed è altissima tecnologia. Mi prendete per la gola? Sì, ci proviamo. Allora, questa tavola imbandita che vedete qui non è quella che è a bordo della stazione. In compenso prevede tutti gli ingredienti migliori della cucina italiana, che permettono agli astronauti di restare in forma anche mangiando quel cibo che a volte può non avere un aspetto appetitoso, ma quando si tratta di quello italiano riesce ad essere appetitoso persino in orbita. E la sorpresa di oggi, se non sbaglio, è che c'è un mio amico. Possiamo chiamarlo qui se vogliamo, si chiama Davide Avino, e lui, anche se non l'ha fatto personalmente, è stato responsabile delle famose lasagne e delle ancora più famose melanzane alla parmigiana. Grazie Luca, grazie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per questa occasione. Piacere nostro. E sì, noi siamo un'azienda europea, e siamo un'azienda italiana e abbiamo fatto il cibo per Luca Parmitano. Perché oggi siamo europei e oggi è proprio una giornata in cui vogliamo parlare anche dell'Europa. Ed è importante ricordare che come azienda italiana siamo responsabili quindi per l'Europa. Per tutti gli astronauti che volano sulla Stazione Spaziale Internazionale gli facciamo quello che noi chiamiamo il bonus food. Quindi per Luca è stata praticamente la lasagna e altre cose. Per gli altri astronauti stiamo preparando altre cose e la cosa importante è che dietro a un singolo piatto, quindi a una singola ricetta, c'è una ricerca e uno sviluppo lunghissimo. E la cosa che ci fa ancora piacere raccontare è che l'azienda è fatta da giovani. Ed è un altro punto, secondo me, molto caratteristico e importante. Quindi un altro punto fondamentale, tutta la ricerca, l'innovazione viene da idee che portano all'interno i giovani. Ad esempio, per dire, il bonus food è stata un'idea che è venuta ad uno dei giovani che lavora presso il Centro Europeo Astronauti, che ha fatto anche addestramento a lui, che ha detto ma portiamo un po' di Italia a 400 km dalla Terra. Allora a questo punto abbiamo creato un menù particolare per Luca, lo stiamo creando anche per gli altri astronauti che andranno sulla stazione. E vi assicuro che è buonissimo, infatti me l'avrete sentito dire, purtroppo voi già sapete tutto, io lo so, perché so che una delle cose che ha colpito di più gli astronauti, i miei compagni di viaggio durante il volo, è stata la mia promessa che quando avremmo finito di scaricare la TV, lì c'era il mio bonus food con i container di cibo italiano, e ho promesso, quando finiamo vi offro la cena. Siamo stati velocissimi, perché questa cena italiana è stata un oggetto di conversazione, poi Luca ci offre la cena. E scaricare la TV non è una cosa facile, perché è una coreografia, è una vera e propria danza
coreografato a terra, perché bisogna mantenere il carico bilanciato, quindi del materiale, il materiale che è appena arrivato viene tolto dalla TV e spostato all'interno della stazione. Noi prendiamo il materiale che all'interno della stazione abbiamo accumulato per giorni e mesi e lo trasferiamo dentro la TV. Bene, questo procedimento è fatto attraversando di fatto tutta la stazione, quindi è molto laborioso. Eppure, pur di avere accesso a questo famoso cibo italiano, l'abbiamo fatto in maniera molto rapida. Cosa è successo? Quando ho raccolto tutto il mio bonus food, ho iniziato a cercare il mio cibo, le mie razioni di preziosissimo cibo italiano che dovevano bastarmi per 6 mesi, e ho raccolto delle lasagne, lasagne risotto, la parmigiana di melanzane, non c'era la caponata, che ne abbiano detto, è del tiramisù, il tiramisù, non dimentichiamo il tiramisù. E ho preparato questo menù, questo pranzo, per questa cena per tutti, e persino Karen, che pesa 40 kg con tutti i capelli, le scarpe e i vestiti, ha approfittato del doppio primo di risotto e lasagna, e abbiamo finito tutte le scorte in una sera. In compenso ne abbiamo parlato per 6 mesi, perché se non, fino all'ultima settimana, quando Karen apre un contenitore e svolazzano fuori 5 porzioni di tiramisù che lei ha raccolto, nascosto, perché noi a bordo eravamo in 9 in quel momento. Ha detto: vabbè, 3 ce le mangiamo noi, le altre 2 poi faremo qualcosa. E abbiamo mangiato quest'ultima porzione di tiramisù con grandissima gioia. Grazie David, grazie per quello che fai. Questa, ragazzi, è l'Italia che ci piace. Quando si parla di giovani imprenditori, David è giovane, è un imprenditore che impiega tanti giovani. Grazie. C'è un'altra cosa che vorrei aggiungere come semestre. Per la prima volta un semestre di presidenza del Consiglio dell'Europa, dell'Unione Europea, insomma, inizierà un percorso su Instagram. E è una cosa un po' innovativa, diversa e particolare. E quindi abbiamo colto l'occasione di questo tweet up per lanciarlo, perché comunque il cibo in questo caso è italiano, ma diventa europeo. Come dice spesso Luca, non abbiamo confini, e quindi anche con il cibo pensiamo che in realtà possa essere la stessa cosa. Tante facce diverse, ma alla fine di una realtà sola. E quindi da domani sarà attivo il canale Instagram del semestre, sarà IT2014EU, quindi simile al nostro account Twitter, facile da ricordare. E la nostra prima call to action, che vogliamo far diventare una call to action europea, sarà, speriamo, insomma, l'inizio di un viaggio, il viaggio di un racconto dell'Europa che non sia solo quello, magari delle strette di mano che vediamo, che sono comunque importanti in determinati contesti. Ma in questo caso vorremmo lanciare la EU Food Selfie, quindi un po' prendere il famoso selfie d'Europa, ma trasformarlo un po' nelle tavole, insomma, vedere un po' la convivialità, cosa ci porta in Europa. Insomma, abbiamo tanti scambi, conosciamo tante persone di realtà, di provenienza diversa. Luca è un esempio, insomma, ti trovi anche tu con tante persone diverse, però il cibo è una cosa che accomuna tutti. E quindi da domani cominceremo a lanciare questa campagna, Argotech ci accompagnerà, e quindi ci piaceva, insomma, riuscire a farlo insieme, questa cosa. E ci piace moltissimo questo viaggio gastronomico attraverso l'Europa. Avessi saputo prima, ieri sera a Trapani mi sarei fatto una foto col cannolo, non ci ho pensato, ma non lo sapevo, quindi ma sarà Argo per Tech la prossima volta. Ma Argotech non l'ha fatto ancora, credo. Cosa? Il cannolo, credo che Argotech non l'abbia fatto. Beh, è una sfida, è abbastanza sì. Difficile, ma vedremo. Entro la fine del semestre lo devi fare. Domani. La prossima volta acchiapperò quel cannolo spaziale che è stato inviato su da quei siciliani in orbita. Poi abbiamo un altro ospite oltre a Davide, vorrei far vedere questo tweet di WeFly Team. Il WeFly Team all'ESA Italia con Astro Luca. E sono delle persone che tu conosci molto bene, parliamo ancora di tecnologia ma da un punto di vista diverso. E quindi mi piacerebbe che, insomma, tu sei il nostro ambasciatore. Vorrei presentarli in... non ero sicuro nemmeno che venissimo. Allora, questa è una sorpresa anche per me, perché il tempo qui a Roma è stato un po' bizzarro, come si dice, tra il lusco e il brusco. E ieri sera ho avuto l'opportunità di vedere questi ragazzi, ancora giovanissimi, che amano rendere l'ordinario in straordinario e lo straordinario in ordinario. E qui abbiamo il rappresentante del WeFly Team, spero che tutti lo conosciate già, e se non lo conoscete vi presento Marco Cherubini.
benvenuto. Non voglio rubare spazio a Marco perché è bravissimo. Sono sicuro che meglio di lui nessuno può raccontarvi cosa fanno e perché sono così straordinari. Allora, intanto, prima di tutto, ringrazio di essere qui, il fatto di essere riuscito ad arrivare qui, perché è stata un'avventura arrivare qui oggi. Però ne sono veramente felice di essere riuscito, perché avevo detto che se riuscivo appena appena volevo essere presente anch'io a questa giornata bellissima in compagnia di Luca. E allora mi presento, due parole per dire chi sono. Non so se tutti voi, cioè se qualcuno di voi mi conosce o ci segue o... Bravissima! abbiamo cominciato una collaborazione con ESA da quest'anno con un progetto con Samantha, che è la collega di Luca, tra l'altro, che ha fatto l'addestramento con Luca, se non sbaglio, no? Assolutamente sì. Allora, prima di tutto mi presento. Allora, io sono un membro della WeFly Team è una pattuglia acrobatica, l'unica pattuglia al mondo composta di persone disabili. Andiamo in giro per tutta Europa e per tutto il mondo a dimostrare che, pur essendo in carrozzina, pur avendo avuto delle difficoltà nella vita, se una cosa ci credi la puoi ottenere. Voi siete la prova, anche voi siete una prova di questo. Voi credete molto in Luca, in quello che fa Luca, e appunto oggi, nonostante alcuni arrivano da lontano, siete arrivati qua, e quindi anche questa è una prova. Nella vita sono tutte prove, sono tutte cose che quando uno ci crede le fa. Io nella mia vita ho conosciuto il mondo del volo, una cosa che mi piaceva da piccolo, l'ho conosciuta nel 2006, ho cominciato a volare, e da allora sempre di più, mi sono allenato, ho fatto, fino ad arrivare a quello che adesso è la WeFly. La WeFly è nata per dimostrare a tutti che esistevano i Baroni Rotti. I Baroni Rotti è un'associazione con sede in Toscana, qui vicino, che tutela e ha aiutato a far sì che una persona disabile possa volare. Però per farla conoscere aveva bisogno di una bandiera. Come l'aeronautica ha le frecce tricolori, adesso i baroni hanno la WeFly. E noi appunto siamo in giro a dimostrare questo. Ho conosciuto Luca cioè, di persona, lo conoscevo prima, però anch'io su Twitter, così, alla televisione. Di persona finalmente sono riuscito a incontrarlo ieri, appunto per questo evento che c'era a Trapani, che è stato veramente un bellissimo evento, e noi abbiamo avuto l'opportunità di far vedere quello che riusciamo a fare, il nostro piccolo spettacolo. E quindi complimenti, perché ragazzi, la Pattuglia Acrobatica Nazionale... E poi c'è una frase che hanno twittato che riassume perfettamente il tutto, no? Sulla terra come nello spazio vogliamo senza confini. Ti ho rubato la battuta. Mi hai rubato la battuta. Volevo dire un'altra cosa. Abbiamo parlato uno spunto di orgoglio nazionale. Abbiamo la Pattuglia Acrobatica Nazionale, Frecce Tricolori, sono gli unici a volare con 10 velivoli. Marco ci ha appena detto che siamo gli unici ad avere una pattuglia di piloti. Non voglio dire disabili, perché non avete nessuna, siete forse diversamente abili, perché mi piacerebbe, avessi le vostre capacità, sapessi volare come voi, mi riterei veramente, veramente di talento. E poi mi piace moltissimo questo vostro tweet: sulla terra come nello spazio voliamo senza confini. Questa parola confine viene fuori continuamente. Voi veramente osate superare i confini. Queste sono... Quelli sono confini esterni, ma credo che sia ancora più importante il confine interiore che noi superiamo. E quando noi pensiamo alla parola confine, ci viene in mente magari quello di cui parlavo prima, vedere la Terra come l'abbiamo vista dallo spazio. Mi avete sentito tante volte dire che non si vedono i confini. Io volevo mostrarvi una foto che avete visto tante volte forse, ma mi piacerebbe poterla commentare, se la trovo. State entrando nella mia penna personale di presentazioni, e ce n'è una che ho presentato proprio ieri, ed era Post Flight Pics, vediamo se la trovo.
Però sono io in mutande. Non è quella, non è quella, non è quella. No, mi piace di più questa. L'avete vista questa foto? Sì, lo so, lo so. Questa, questa foto mi piace perché altera veramente il senso dell'Europa, almeno per quanto mi riguarda. Qui abbiamo, abbiamo il Mediterraneo che diventa completamente buio, mentre di giorno è illuminato, è veramente è tutto azzurro, è splendente. E le terre che di solito di giorno sono, sono opache, soprattutto quelle, quelle nostre, non, magari l'Africa, l'Australia hanno dei colori brillanti, le nostre sono un po' più opache. Bene, qui si illuminano come, e l'ho detto tante volte, come una rete neurale organica. E io sfido chiunque, guardando al di là dell'Italia che si distingue per la sua forma, di veramente di vedere dei confini. E non ce la si fa. I confini non sono neanche illuminati di notte, non, e se ci sono, sono luci talmente fioche da essere assolutamente invisibili. Io quello che vedo è, un, è una terra unita, una terra unica, le terre degli uomini, come ho scritto nel mio blog. E vi voglio raccontare allora una storia, un pensiero che mi è venuto in mente quando poi ho avuto la possibilità di vedere la Terra dalla, vista dallo spazio. E ci riguarda un po' tutti. Voi siete qui oggi, avete fatto un viaggio. Quando ero bimbo, come tutti i bimbi, per me il concetto di casa era vincolato all'apertura della, dell'uscio della, di casa ed entrare dentro casa mia, la casa fisica, quindi le pareti della mia casa. Poi, crescendo, sono entrato in Accademia Aeronautica e mi bastava arrivare allo stretto di Messina, dal traghetto, vedevo da lontano l'Etna e mi sentivo già a casa dopo aver fatto un viaggio in treno da, da Napoli fino, fino a Villa San Giovanni. Poi la, la vita mi ha portato all'estero, a lungo. Ho vissuto in Francia, ho vissuto in Germania, adesso a Houston. E mi basta atterrare anche a Roma per vedere il, la luce diversa della, dell'Italia, per sentirmi a casa. Basta scendere dal, dal gradino dell'aereo per dire sono tornato a casa. Ecco, quando, quando vedo questa immagine, mi viene in mente la mia permanenza a bordo della stazione. Scusate se mi emoziono, ma pensavo a questo sogno straordinario di un viaggiatore, di un umano intergalattico, che un giorno, in un futuro, provenendo chissà da dove, rientra in orbita attorno alla Terra, gli basterà vedere questa immagine per pensare di essere tornato a casa. Una bella idea, no? Vi ringrazio. Luca, ti rubo ancora un secondo io, che a nome della WeFly ti volevo omaggiare del nostro, della nostra immagine della bandiera che Samantha porterà nello spazio, è la print appunto che rappresenta la bandiera con la sua storia. Di solito sono io che faccio queste cose, adesso mi è colto di sorpresa. È bellissimo, vi faccio vedere questo. Sì, manca il mio autografo, aspetta che. E me lo fai di fronte. Se gli fate una foto e la twittate, siete veramente straordinari. C'è un appoggio? Grazie. Allora facciamo come nelle cose ufficiali. $22 su $100. Questa su eBay, ragazzi. Prima di concludere, cioè, però, ringraziamo intanto chiunque, tutte le persone che hanno avuto modo, voglia di essere qui con noi, tutte le vostre testimonianze, perché sono tutte testimonianze di cosa si può fare insieme della tecnologia applicata poi alla vita di tutti i giorni, anche se parliamo di spazio, però per te la vita di tutti i giorni, o quasi. C'è un regalo però noi che dobbiamo fare, se non erro, giusto? Ad una coppia che nonostante ieri si sia sposata e quindi sappiamo tutti lo stress che insomma c'è
legata a un matrimonio, l'organizzazione, hanno preso la macchina oggi e sono arrivati qui. Non sono neanche partiti per il viaggio di nozze perché sono qui. O forse questo è l'inizio del loro viaggio. Sì, ma poi vado in macchina con loro. Loro non lo sanno questo, però. Allora, la devo, non è ancora firmata, ma cari Max, non mi ricordo come si chiama tua moglie, Marianna, venite qua. Avanti, marsh. Oddio. Attenzione, ragazzi. Facciamo a turno, dai, comincio io. Questa foto anche è stata vista svariate volte e mi piace molto perché dà veramente l'idea di pace che si ha quando si guarda la Terra allo spazio. E che vi auguro allo spazio e che vi auguro di avere nel vostro futuro. Ed è stata fatta da Karen Nyberg, passando nel nodo 3, mi ha visto lì tutto pensieroso, ma no, non ho idea di cosa stessi pensando, però è una foto che mi piace moltissimo. E poi chiaramente una delle patch che hanno volato con me della missione Volare, che sono rientrate solo poche settimane fa con i velivolo Dragon, e quindi ve la consegno e ve la firmo davanti. Questo qua è... Beh, se questo è il più bello, mi è andata male, ragazzi. Gentilissimo, grazie. Grazie tantissimo. Luca, dobbiamo salutare tutti i nostri amici qui. Quindi... Allora, io prima di salutarvi vi ringrazio. Vi ringrazio dal profondo del cuore e con la più profonda gratitudine, perché sappiate che siete una parte importantissima di quello che noi facciamo. Noi amiamo quello che facciamo, ma sappiatelo che è veramente difficile. E il vostro supporto ci dà una forza, una carica di cui non possiamo fare a meno. Quindi vi prego di continuare a dare supporto alla ricerca spaziale, alla nostra esplorazione, agli astronauti, non parlo solo di me, ma di tutti i miei colleghi. Grazie veramente per quello che siete e per quello che fate. Ancora, grazie.